Buongiorno a tutti, ben arrivati. Ok, io sono Paolo. Per favore, anche quando vi scrivete, se dovete scrivermi qualcosa, datemi del tu, non datemi del lei. Sono molto alla mano, non vi preoccupate, siamo qui tutti quanti per imparare. Io in primis perché dopo 12 anni di webinars, di relatore. Non si smette mai di imparare. Il mercato del forex, dell'azionario, del trading, come lo volete chiamare, è un mercato talmente pieno di sfaccettature che si impara sempre, si impara sempre. Allora, dai, cominciamo, lasciamo correre un attimino il disclaimer. Vi ricordo che ogni azione, ogni cosa che andrete a vedere in questo video, in questo appuntamento, non sono assolutamente consigli di trading. Quindi, così vuole il regolamento, vi facciamo vedere il disclaimer. Chiaro che potete prendere spunti e riflessioni, però alla fine chi clicca nel proprio mouse o chi clicca nel comprare o nel vendere è responsabile delle proprie azioni. Ok, perfetto. Io direi che siamo a posto, vedo che si sta riempendo piano piano. Io direi, se siete d'accordo, tolgo il disclaimer e partiamo subito, va bene? Ok, automaticamente cambio il monitor, così lasciamo questo qui, prendiamo questo. Allora, un attimo che blocco il disclaimer perché sennò mi balla sempre. Allora, perfetto, noi adesso vediamo, vedete che qui avete una meta 3 da 4. Allora, gli azionari si possono tradare sia, allora questo appuntamento qui adesso è specifico, diciamo, per le azioni, gli indici, ma io direi che entriamo un po' nella tematica di come tradare e cosa tradare, no? Perché alla fine, certo, magari potrebbe essere anche interessante tradare Facebook, ma Facebook non è un nome, però non è che sia un mercato tanto volatile. Però potrebbe essere interessante tradare Facebook quando esce qualche news, ok? Il mercato azionario è un po' diverso dal mercato del Forex. Il mercato del Forex, per chi è nuovo nuovo, il mercato del Forex è il Forex Exchange, quindi gli scambi di monete, gli scambi di valute. Okay? L'azionario è un po' diverso perché l'azionario io potrei andare a tradare, che ne so, l'Apple, se esce il nuovo modello dell'iPhone e magari è aspettatissimo, adesso magari non più, una volta quando c'era Steve Jobs, quando usciva il nuovo modello, le azioni partivano a rialzo e quindi si poteva magari comprare, giusto? Oppure magari, che ne so, vi ho fatto un altro esempio, le azioni del Samsung. Se adesso non so, sono ancora tradabili dentro Samsung, però sono anche altri derivati. Se si tradavano quando succedeva qualche fatto, tipo un modello che esplodeva, ve lo ricordate, le azioni hanno perso, chiaramente perché tutti si ritirano gli investimenti, non devi stare e così via. Va di moda adesso tradare molto l'energetico, oppure anche il Tesla, ok? Però qui entriamo un po' nella tematica, vi butto subito nell'acqua fredda. Partiamo da questo. Allora, trading sul mercato dell'azionario online. Allora, tanto per tradare il mercato azionario online, io posso tradarlo automaticamente dalla mia MetaTrader, quindi vado a scegliermi le azioni tipo eBay e faccio, logicamente, apro finestra grafico e mi si apre il grafico di eBay. Ok, adesso andare a vedere se il grafico di eBay, mettiamo un formato neutro che io ce l'ho già pronto da qualche parte. Ok, andare a tradare un mercato, vedete che è anche pieno di gap. Ok, andare a tradare un mercato, capire se è volatile, potrei metterlo magari anche sul minuto, vedere se c'è volatilità. Lo vedo abbastanza fermo come mercato, ma io lo so che è fermo perché sono tanti anni, sono 18 anni che faccio trading, anzi forse già 19, gli anni passano e quindi magari so qual è il mercato magari con un po' più di volatilità. Adesso ho visto già che mi state scrivendo, mi stai scrivendo tu Agostino delle criptovalute, io le criptovalute lo lascio stare a chi, le lascio fare a chi, ai trader moderni, non per altro, ma è un mercato che io non conosco, non mi sono mai interessato, anche se ormai un paio d'anni che si può tradare, perché non mi interessa. Io ho il mio DAX, il mio euro dollaro, le mie coppie di valute, i miei indici, diciamo, il mio oro, però non mi interessa tradare il Bitcoin, o per esempio il Bitcoin, oppure altre valute, perché avete visto, per esempio, un calo di
può perdere anche il 30, 40, 50% in un giorno e quindi assolutamente vai a spadellare via un conto se non stai attento. E quindi preferisco le mie valute, che il valore massimo che può di scostamento di una valuta è del 3,2, 3,8, lo più in casi eccessivi, votazioni o elezioni americane, cose del genere. Non lasciamo stare il fatto Brexit, che magari è un fatto un attimino assieme, era preannunciato, quindi ha perso un po' di più, ma di solito le valute in un giorno può perdere il 3%, ok? Invece un mercato azionario anche può perdere molto di più, ma non si avvicina alle criptovalute, che perdono molto, molto, molto in un giorno. Con una notizia può veramente dimezzarsi il capitale. Se siete dentro con i mercati non a 1 a 1, ma i mercati di leva, quindi una leverage tipo 1,400 o 1,300 che vi offre il broker, se siete dentro con una leva pesante, anche se avete un conto di 1.000-2.000 euro, ve lo toglie tutto in 10 secondi, avete il conto a zero se non state attenti. Quindi attenzione alle criptovalute, io non le faccio, le lascio stare, ok? Le criptovalute sono più, se posso aggiungere qualcosa di quello che so, sono più da comprare e tenere. C'è un amico che fa questo lavoro, le compra, le tiene. Io non sono capace, io sono uno che fa trading proprio con leverage abbastanza pesante. Quando faccio un paio come stamattina l'euro-dollaro, quello che abbiamo fatto l'ho fatto con molti lotti, quindi mi bastano quei 10-20 pips al giorno e ho chiuso la mia giornata. Allora, poi per chi ha interesse di andare a vedere chi sono e cosa faccio, vi metto i miei contatti, il mio blog, è tutto gratuito, vi potete andare a vedere, ci sono più o meno un migliaio di video adesso nel blog, perché sono dal 2015 che pubblico video nel blog, e quindi c'è molta roba da andare a vedere se qualcuno vuole imparare magari qualche tecnica, tecniche cicliche, tecniche statistiche e così via. Però torniamo a noi, vedete, da quando ho aperto la chart di eBay sul minuto non si sta muovendo. Questo può anche darsi perché è chiuso, giusto? Benissimo, ve l'ho fatto apposta. Perché? Come faccio a capire quando un mercato è operativo? Ok? In questo webinar vado a passare un po' la tematica che mi hanno detto di fare, cioè che mi hanno dato, impostato di fare. Scelgono loro la tematica perché sanno che io sono preparato in tutti quanti i frangenti, cioè guarda quale cosa mi mettono a fare, io la so, perché dopo 18 anni, se non sai questo, non so fare questo lavoro, allora vuol dire che sei più portato per andare a fare un altro lavoro e non questo, giusto? Quindi la tematica di oggi è anche capire le sessioni e gli orari di trading. Come faccio io a capire quando mi apre eBay? A parte che posso chiedere magari al mio account manager di BD Suisse, oppure mandare una mail, oppure guardare su Google, magari mi trovo qualcosina. Però non è detto che gli orari che sono dati su Google sono gli orari anche che mi offre il broker. Quindi come faccio io a vedere questo? Qualcuno di voi me lo sa dire? Mi date un po' di risposte? Fate un po' interattivi, dai, non siate timidi, fatevi avanti. Com'è che posso io ritrovare un orario? Come lo faccio vedere? Dai, Vincenzo, Maurizio, Marco, Alessandro, Cinzia, siamo tantissimi. Francesco, dai, Franco, dai, avanti. Andrea, faccio un po' a caso, ci siete tantissimi. Ciao Umberto, ciao, ben arrivato. Allora, chi è che mi sa dire? Beh, ok, tanti di voi lo sanno, però vi faccio vedere. Per esempio eBay, abbiamo preso l'azionario dell'eBay, andiamo sul tasto destro, allora, partiamo da zero, concediamo questo. Ho questa, vado su, vista del mercato, e mi si apre questa bella colonnina. Se nel vostro si vede solo così, ok? Vi fa vedere praticamente soltanto l'euro-dollaro, DAX e eBay, che sono le coppie che ho qui, euro-dollaro, DAX e eBay, sono le coppie che io ho praticamente aperte. Se io ho una watch list, posso mettermi solo le coppie che io ho aperto e non ho più bisogno di fare altro, giusto? Però se io voglio cercarmi qualcos'altro, faccio così, mostra tutto. E mi fa vedere tutto quanto e tutti gli strumenti che il broker ha a disposizione. Lo so che questo magari per chi è agli inizi è molto importante, per chi invece magari già da tempo fa questo lavoro o bazzica, diciamo, nel trading, o comunque ha già incominciato diversi mesi fa, ha già scoperto questa funzione. Ma sono sicuro che tanti di voi di nuovi stanno adesso a dire: ah, ecco perché non riuscivo a visualizzare gli indici e così. Quindi è chiaro che ogni webinar vi porta avanti, ogni lezione vi porta avanti, non solo le mie,
ma che vi porta avanti anche con il tempo. Quindi seguite, continuate a studiare. Chi non studia rimarrà sempre fermo. Io dopo 18 anni, creda professionista, faccio questo lavoro da saranno 14 anni che faccio solo questo, ok? Quindi non ho altre attività, a parte attività che sono derivate dal trading, quindi investimenti che ho fatto che non c'entrano con il trading, ma come lavoro principale io questo non vado a fare altri lavori, cioè non esco di casa, ho il mio ufficio in casa, mi sono preparato. Se andate a vedere nel mio blog trovate anche il video di Capodanno, vedete anche la mia, una metà della mia stazione di trading, che sono 10 monitor, l'altra metà non si vede perché è nell'altra parete, ma non importa. Lo so per dirvi perché tanti anni che lo faccio, quindi è il mio lavoro, quindi queste cose qui anch'io le ho imparate tanti anni fa, non le sapevo. Ok? Quindi il tasto destro mostra tutto e abbiamo tutti gli strumenti. Bene, adesso incominciamo tanto a capire che cos'è questo qui, SAN, TEF, CSSNG. Ok? Poi vi faccio vedere come si fa a capire cosa sono queste cose. Ok? Bene, però andiamo avanti. Vi faccio vedere anche due siti molto carini dove vi potete incominciare a organizzare. Bene, noi andiamo a vedere, però abbiamo il nostro eBay che qui è fermo e non sappiamo il perché. Allora, intanto andiamo a cercarlo. Dov'è? Lo devo cercare io stesso. Io non sono uno che tra tanto l'azionario, quindi andrò a fare con voi quei passaggi. Allora, Google, allora sarà qui da qualche parte. Google è qui. Adesso lo andiamo a cercare. Se non sapete cercarlo, basta che girate la lettera E e vi fa vedere euro dollaro, andiamo avanti, euro AUD, tutte le lettere con la vedete, schiacciando sempre la E mi fa vedere tutte le cose con E. Vado avanti, vedete, è Spagna, quindi l'inizio spagnolo, e qui va avanti, euro dollaro, li ho passato le azioni, non me le ha fatte vedere. Adesso andiamo a vedere, eccolo qui, l'ho passata di nuovo. Andiamo avanti, forse la prendiamo da soli, dai, la prendiamo da soli. Apple, dai, dove sei andata a finire? eBay. E poi adesso mi escono anche gli occhi perché a cercarle qui non c'è. La vedete voi? Questo è Began, non c'entra niente. Adesso facciamo la figuraccia che non la trovo più, vuoi vedere? Sono tutti gli ordini, no, dove essere, ecco qui, me l'ha messa qui in alto, chiaro, no? Però ricordate, sempre schiacciando, adesso in questo caso aveva la croce, il route davanti, quindi non si poteva visualizzare con lei. Comunque vado su eBay, tasto destro, ok, molto importante, e vado a vedere specificazione, e qui mi dice gli orari, quindi una cosa che sicuramente tanti di voi non hanno ancora capito come funziona bene la MetaTrader, ma sono piccole funzioni che assolutamente guardate gli orari 16 e 30, quindi vuol dire che il mercato mi apre alle 16:30 fino alle 23. Ok, e da qui già so qualcosa in più. Vedi, le quotazioni vengono in questi orari qui, il trading in questo orario qui. Può succedere che variano questi orari, solitamente no, ma può succedere che magari hanno una discrepanza di 10 minuti, ok? Per via del cosiddetto rollover. Qui abbiamo anche altre informazioni, il margine di copertura, tutto quello che voglio vedere lo trovo qui nel lato. Che tipo di modello questo è? Un CFD, Contract for Difference, ok? Quindi hanno anche delle scadenze, però noi non le vediamo perché logicamente tradando tutti i giorni non vediamo neanche la scadenza, viene ricaricato il pacchetto di futures, quindi per noi non è rilevante questo. In qualsiasi quando vi sentite parlare di mercato, che il vostro broker magari è un market maker, in questo caso non BD Swiss, ma un altro broker, market maker, stai attento, non cambia niente. Voi tradate sempre il prezzo, non tradate, cioè un broker è la vostra controparte. Quindi se voi aprite un'operazione, io lo so perché tanti anni fa si tradava diversamente. E quando dovevi aprire una posizione di un euro dollaro passavano anche un paio di minuti, se magari l'euro dollaro era troppo basso non trovavi nessuno che era disposto a prendersi la tua operazione, ok? Quindi dovevi aspettare, se volevi entrare short sull'euro dollaro troppo basso dovevi trovare qualcuno che la controparte che ti comprava, no? Ed era un po' difficile. In questo caso i mercati adesso sono strutturati a volte virtualmente, in questo caso no, e vi do anche poi un attimino l'idea perché quando si vede quando il mercato è virtuale, quando no, però
La controparte è sempre il broker, quindi vi fa entrare a qualsiasi quotazione voi potete entrare, perché loro si sanno coprire, ok? Possono coprire. Se vedete qui questa connessione qui in basso, che è grigia verde, quando nella vostra connessione vedete la barra rossa, vuol dire che è un conto virtuale a mercato oppure un conto demo, ok? Quindi la stessa cosa. Poi, vi ripeto, non è molto importante perché la controparte è comunque sempre il broker. Va bene? Ok, andiamo a vedere però adesso un'altra cosettina. Come vedete, questo è fermo, andiamo a vedere un'azione che è in movimento, quindi azionario. Andiamo qui, andiamo a vedere qualcosa che si muove, andiamo a qualcosa che è già aperto. Mi sa che le azioni aprono tutti tardi, però. Poi qui adesso vi spiego anche un'altra cosa. Se volete vedere che cosa sono, per esempio, capire che cos'è HOG, okay? Vi mettete sopra col cursore, dov'è HOG? Early Division, ok? Potendo avere il mercato dell'early division si può anche tradare, non è volatile, assolutamente no, però sono in azionario, quindi si può fare. Google, anche lui spento, sono tutti spenti perché aprono tardi, quindi testa destra, aprono alle 16:30. Quindi anche mi è stato un po' un contrassenso farmi fare un webinar a questo orario, però beh, hanno scelto di farlo. Però andiamo a vedere, per esempio, questi qui che sono mercati già aperti. Ok? Ok? Posso vedere che cos'è l'8888 holding, è una cooperativa. Ok? Però posso andare a vedere, non so, vediamo se trovo qualcosa che ci interessa, Tate Light, per esempio, o la Tesco, che potrebbe essere qualcosina. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa di un po' più volatile. La GlaxoSmith, ok? Andiamo a vedere questa, dovrebbe essere un po' più volatile. Se apriamo il grafico, mettiamo il formato neutro. Ok? Adesso andiamo a vedere, è aperta questa qui, ho preso quella chiusa, vero? Vuoi vedere che ho preso quella chiusa? Apre alle 10, quindi, ah no, dovrebbe essere aperta. Ok, è aperta, volatile assolutamente, la metto sul minuto e posso capire che il mercato non si sta muovendo, quindi c'è poca volatilità. Ok, però per andare ad analizzare si guardano sicuramente i grafici un po' più ampi. Vedete questa qui, potrebbe essere un'idea tradare questa coppia vedendola che è nella parte centrale di una salita nel grafico daily. Addirittura qui potrei avere anche un po' di influenza tecnica, mettere magari un Fibonacci da questo minimo a questo massimo. Vedete che è sul 50%, se mi scende 182, potrei cominciare a fare il mio short. Ma questo qui entriamo già nelle cose tecniche. Sull'azionario starei un po' più attento, guarderei un po' più il livello di volatilità, perché se no non ha senso, mettete un'operazione, vi rimane aperta diversi giorni e non è possibile. Allora andiamo a vedere la Barclay, che logicamente è un gruppo di azioni molto più volatile. Ok, infatti cercavo qualcosa di più volatile. Se la mettiamo sistema, io metto già il mio template neutro, che sarebbe una cosa vuota, e la metto sul minuto. Già qui possiamo vedere che già c'è un po' più di movimento, okay? Quindi la Barclay si potrebbe tradare. Allora però andando a vedere questa qui di Barclay, non è che come trader sulle valute ho una correlazione tra una valuta all'altra, ho la forza dell'euro, ho i dati macroeconomici di politica valutaria che sono molto di sostegno per chi fa, del trading fondamentale. Però per le azioni in Barclay, io per esempio potrei andare a vedere su questo sito qui, poi se magari volete segnarlo un attimino che cerco di, come posso fare a portare questo di qua, vedete che comunque si sta muovendo. Allora, un attimo solo che tolgo. Dov'è che la posso fare? Togliermela. No, non riesco a togliere. Vabbè, non importa, intanto vi faccio vedere le cose che c'è. Allora, questa, vi prendo questa, vi faccio vedere su questo. Mettiamola così, così si può vedere anche così, no? Ok, la metto tutta intera. Uguale. Se andiamo a vedere, ok, prima cosa, la volevo fare un po' più piccolina proprio per questo motivo qui, che non vi volevo far vedere due monitor assieme. Allora, qui voglio vedere, tanto americane, posso scegliere
su tutti i mercati posso cambiare, dico ok, voglio soltanto, vedete, questo sito qui è ET Trading View, ok? Potete mettervi, segnarvi questo ettradingview.com, entrate, questo è l'aggiornamento gratuito, poi potete fare anche quello a pagamento, avete un po' di news in più. Per chi è specializzato in queste cose, magari usa anche questi gadget, diciamo, questi tools, però vi dico che esiste anche tanta cosa gratuita che alla fine va bene anche lo stesso, perché l'azionario, sì, certo, nel momento che esce una notizia, se devi scambiare qualcosa, ma non lo puoi fare con un broker te, dovresti avere un broker già piazzato a mercato, di quelli, io uso un broker ovviamente che è piazzato direttamente sulla borsa di Francoforte, che è un po' diverso, quindi ho le news direttamente, ma è molto più caro di un broker retail. Quindi, però non c'è tanta differenza, dico la verità, potete tradare le azioni anche così. Però qui, vedete, potete scegliere da tutti i mercati quello che volete, da quello italiano, per esempio, andate qui, trovate sicuramente la Germania, ok? Quindi avete il mercato azionario tedesco, tutte le azioni tedesche, tutti i gruppi tedeschi, tutto il resto, per esempio. Early Division la troverete sicuramente su tutti i tedeschi o forse anche su degli americani, probabilmente tornata americana adesso. Però se andate a vedere, che non so, qualcosa di italiano, dovete cercare italiano e vi trovate le azioni italiane, ok? Quindi trovate sicuramente tante cose, tra Deutsche Telekom è andata sotto l'Italia e tante altre cose, ok? E andiamo avanti però. Oltre a questo io volevo andare a vedere la Barclay. Ok, allora mettiamo americano, onde evitare. E vediamo qui che si chiama Bark. Ok, allora qui basta che digito qui dentro Bark e dovrei trovare, ok? Non l'ha trovata perché sicuramente l'hanno messa adesso sotto un altro mercato. Facciamo le figuracce, non c'è problema. Allora, andiamo a vedere dove l'hanno messa. L'avranno messa sotto l'Inghilterra. Andiamo a vedere se la troviamo. Ho scelto proprio quelle giuste, no? Andiamo a vedere se la troviamo qui. Bark. E non me la trova. Faccio la figuraccia. No, vabbè. Noi adesso la dobbiamo cercare e quindi ci metteremo troppo tempo. Magari anche la sigla è diversa e quindi non la troveremo. Facciamo qualcosa di più semplice. Andiamo qui. Vi faccio soltanto un esempio con quello che ho a disposizione in poco tempo. Ok? Perché logicamente me l'hanno detto ieri e io non mi sono preparato. Andiamo a vedere su eBay e non lo troviamo perché sicuramente me lo dice sotto un'altra sigla. E vedete che faccio le figuracce. Vabbè, andiamo a vedere quello che c'è che è meglio. Allora, io prima, per esempio, facevo il caso di un'azione che io non conosco, l'MMM. Vediamo se me la trovo qui sul mercato americano. MMM, non me la trovo. MMM. No, non me la trovo, l'avevo messo diversamente prima. Guarda, non importa. Andiamo a cercare qualcosa che ci potrebbe interessare, tipo il Tesla. Vediamo se lo troviamo qui sotto senza andare a fare. Mettiamolo più grande così vi faccio vedere questo sito. Poi vi ripeto, io non sono. Qui abbiamo il Tesla, per esempio. Basta cliccare qui e abbiamo sicuramente. Io lo trovo già in watchlist, quindi non me la fa aprire adesso, però la troveremo. Tesla, vediamo. Vedete, watchlist, quella che c'ho io. Però questo è il trading non speculativo, quindi un po' più testa. Non me la fa trovare perché andiamo a vedere su mercato azionario. Se abbiamo qualcosa di completo qui. Ah, perché sono nell'iper comprato. Ah, ok. Ok, però qui abbiamo l'Apple, per esempio. Prendiamo l'Apple come riferimento senza andare a cercare, ok? E qui praticamente potrei andare a vedere in questo sito un paio di cose di come sono messo il grafico, oltre che lo vedo anche nel mio grafico, posso andare a vedere la situazione tecnica e quindi ti dà un sommario. Quindi cercate, io vi do un paio di input su questo appuntamento qui. Andate a cercare un po' come potete implementare nel vostro trading anche questo sito che secondo me è molto valido. Poi ce n'è un altro di sito che vi faccio vedere a breve, vi faccio vedere, però qui possiamo vedere perché il sommario è neutro, quindi 7 vendi, 9 compra e 10 rimane neutro, ok? Quindi non ho tanto, gli oscillatori sono anche sul neutro, quindi perché è un mercato, a parte che ancora non è aperto, ma è un mercato poco volatile, quindi gli indicatori non hanno tanto senso. Torniamo un attimino indietro, vediamo cosa possiamo trovare ancora oltre a questo. Vediamo
Segui, fai trading, puoi abbinare anche il tuo conto di trading a questo volendo. Bene, torniamo ai mercati, sempre azionari, torniamo qui, le più attive, vedete che qui avevo mercati azionari, le più attive, e qui entravo a vedermi le coppie più attive, quindi un compo più di volume, l'Enel per esempio, ok, che è una coppia, cioè una coppia, un nazionale molto tradato, potrei scegliermi questo e vedete, potrei andare a vedere anche la situazione tecnica, questo mercato che è anche aperto, infatti vedete che ti dà compra, compra adesso, questo rimane, l'oscillatore rimane sul neutro, gli oscillatori sono comunque basati sul prezzo, quindi stai un po' attento. In questo caso, se andiamo a vedere l'Enel, adesso andiamo a vedere se troviamo qui l'Enel, vediamo, magari non c'è, facciamo la bravata. Ma ci sono tante cose, poi facciamo sugli indici che magari è un po' più interessante. Guarda, non mi metto neanche a cercarla, però vi do soltanto degli input, come fare, come cercare. È difficile trovare un trader che vi fa vedere questo, perché l'azionario è un mercato veramente un po' tutto a sé, quindi dovete cercare anche di mantenere un po' come dire, il vostro sesto senso, cercare un'azione che vi piace e cominciare a tradare quello che volete. Se volete andare a vedere però magari qualcosa di più interessante, io direi di passare sugli indici, andare sul DAX, ok? Opla, adesso non me l'ha aperto, andiamo qui, facciamo il grafico del DAX. E avete qui il DAX, ok? Mettiamolo, no, questo è l'Inghilterra, andiamo sul DAX che è questo. Ah, me l'ha messo qui in alto perché io già lo sto tradando. Okay, GER30, il DAX. Questo è tutto. Finestra. Grafico. Abbiamo qui il DAX. Togliamo, mettiamo la nostra formazione neutro che io ho già preparata. E abbiamo un mercato che è assolutamente molto volatile. Io ce l'ho qui già in watch list, già lo sto comprando. Allora, andiamo a vedere. Come siamo messi, perfetto, quindi stiamo già comprando il DAX. Allora, come posso andare ad analizzare il mio DAX? Indice e azioni. Cioè andare a cercare che cos'è che mi potrebbe dare un impulso, un meccanismo di movimento sul DAX, per esempio. Ok? Allora, in questo caso, torniamo all'analisi tecnica, potremmo inserire qui uno stocastico, allora andiamo a vedere di inserire, andiamo qui, lo prendiamo meglio, oscillatore, andiamo a prenderci uno stocastico, ok? Lo metto a 14 periodi standard, che è quello che preferisco, e qui andiamo a vedere lo stocastico, è sull'iper comprato, ok? Quindi già mi dà un'idea di vendita, se il mercato poi scende sotto questa zona qui, posso tentare lo short. In questo caso, quando cercate di entrare, qui vedo che si sta vedendo ancora un'altra cosa, togliamo questo. Sta aggiornando l'immagine, devo vedere se l'immagine si aggiorna adesso. Si è aggiornata? Sì, si è aggiornato, ok. Si era bloccata un po' l'immagine. Successo. Ok, in questo caso qui abbiamo l'iper comprato, quindi l'iper venduto. In questo caso qui io starei un po' anche sulle quotazione tecnica. Cosa vuol dire? Che se io entro adesso sul DAX, adesso no perché non ho il segnale, quando arrivo sotto la linea dell'80, in questa zona qui, con gli indicatori, quindi la linea verde che anticipa, arrivo qui sotto, io entro, ma non mi sto ad aspettare che arrivi qui in alto perché è un mercato molto volatile, quindi lo trado molto velocemente. Ok? Allora, qui è beh, perfetto. Vedo che c'è una domanda: cos'è che influenza il mercato delle azioni? Allora, è molto semplice. Se c'è uno scandalo su Facebook, che magari c'è stato uno scandalo tanti anni fa. Se ve lo ricordate, c'erano delle truppe americane, sono andate a finire dei video delle truppe americane che facevano vedere delle torture, cose del genere, insomma, cose di guerra che
poi è stata bannata da Facebook. Questo logicamente ha portato il titolo a perdere, perché logicamente non era un titolo buono, perché faceva non aveva più, non era più etico, non aveva più niente di pulito, non era una cosa pulita. Quindi tanti nel mondo, tanti hanno abbandonato Facebook, e quindi automaticamente Facebook scende di azione, perché se non viene quotato, quindi scende. Quindi lì, per la speculazione, si prende da una news che è negativa, si prende l'idea di vendere il titolo, ok? Poi però bisogna stare attento, anche perché se una news, questo è l'azionario, se una news viene anche smentita subito poco dopo, allora riacquista quota. Però attenzione, c'è la news, la contro news e la news. Quindi c'è la news di informazione, la news che va a diffamare, dice no, non è vero, questo non è successo, e poi c'è l'analitico che dice sì, no, è successo, hanno solo cercato di cambiare la notizia, rendendola meno grave. Allora sì, è lì che l'azionario scende. Cioè, vi dico che è veramente una tematica molto difficile stare a passo con le news, è molto difficile. Per questo esistono dei portali che sono a pagamento, dove le news escono in tempo reale, ok? Però escono in tempo reale, non so nemmeno se sia il caso di dare, diciamo, stare a passo con le news. È meglio scegliere su un titolo volatile e fare del trading tecnico, secondo il mio punto di vista. Sulle news, chiaro, se è una news mondiale è anche simpatico da vedere. Qui abbiamo però anche, per esempio, se volete far parte della community, entrate, vi iscrivete come ho fatto io, e arrivano anche qualcuno che ha dato magari un'informazione. Andate a vedere, ah, cosa dice questo? Ah, questo sul audio SD potrei fare questo. Cioè, ci sono anche tante funzioni. Io vi ripeto, questo sito qui secondo me è uno dei più simpatici e molto semplici da andare a tradare, da andare a fare le vostre. L'Unicredit, per esempio, un bel titolo che io trado molto spesso, lo andate a cercare anche qui, e qui avete anche qui di nuovo la situazione da questo punto di vista, ma anche i finanziari, quindi avete anche il bilancio e tutto il resto. Quindi vi cercate un attimino di estricare in mezzo a questo sito, vi troverete sicuramente molte informazioni che vi possono essere utili, ok? Quindi andate a cercare un po' di tutto, ok? Perfetto. Ok, poi anche su questo trovate delle idee di trading, ok? Quindi c'è anche chi ha scritto qualche news, qualcosa, quelli Alex, per esempio, ha scritto qualcosa. Andate a cercarvi un po' tutto quello che trovate. Lasciate stare che ci sono anche delle pubblicità sotto, ma non c'entrano niente, ok? Certo che un sito, se non vi iscrivete, avete le pubblicità, perché deve rimanere in piedi anche il sito, ok? In questo caso io il DAX ho un sistema tutto mio. Poi, se avete interesse, andate a vedere. Infatti, il DAX, io sono già short da stamattina, ho anticipato un po' la mia tecnica, infatti non lo faccio di solito, però beh, sta andando bene, sta scendendo. Io ho entrato short, sono entrato short qui, più o meno qui, adesso sto andando in positivo con le mie prime operazioni. In base alle mie tecniche dovrebbe scendere ancora, quindi sono positivo. Ok? Bene. Qual è il miglior tipo di conto per negoziare le azioni? Allora, andiamo un po' un attimino, qui non me lo sono preparato, però lo faccio nel... Prima vi faccio vedere un altro bel sito, poi potete controllare quale vi sta più a genio. Potete entrare anche su qui, su Tradalink, ok? E avete anche qui, se volete, un bel sito pieno di cose. Qui potrete avere anche un paio di azioni, un paio di cose, molto bello da seguire, perché ci sono anche gli spunti operativi, ok? E più che altro potete andare a vedere qui di nuovo il Bitcoin e tutto il resto. Però potete cercarvi anche magari su qualcosa, sugli indici, l'FMV, insomma, tante cose che potete cercarvi, gli indici del Dow Jones. Qui abbiamo di nuovo l'Enel, e quindi cliccate, automaticamente si apre il grafico dell'Enel, ma avete anche tutti quanti le news, capito? Qui avete un po' di news in più, quel Tradalink.
trovate trendalink.com e avete i contenuti di chi ne parla e tutto il resto, molte news, il trend, logicamente, come di breve termine, rialzista, ok, e così via. Andate un attimino a cercarvi qui, andate poi a studiarvi anche questo sito, che secondo me sono gli unici due siti che per il momento io vado ad utilizzare quando devo fare. Qui addirittura è anche un bel... Ci sono tanti strumenti per fare le analisi, ma non, cioè io preferisco farmi le analisi che mi rimangano nella mia meta tredda, ok? Comunque qui è molto importante, molto bello che qui avete anche i contenuti, avete le news, potete cliccare sulla news, vi apre la news e vi potete leggere quando è uscita il 25 marzo, ok? Questa è l'ultima, quindi non è tanto attuale, però insomma sono le ultime che sono uscite 18 ore fa, ok? Quindi avete anche delle news importanti. Chi fa trading sull'azionario solitamente alla mattina si passa la sua mezz'oretta, la sua oretta a leggere le news e capire qual è lo strumento che fa più a suo piacere. In questo caso però, qui anche sono entrato solo così senza iscrivermi, però vi potete anche iscrivervi e trovate tante più cose di quello che è, diciamo, la parte gratuita. Però non vi dico che io starei un po' attento a iscrivervi qua, a iscrivervi là, perché aspetterei più che altro di essere un po' più bravo nel gestirmi il cosa voglio tradare. Ricordate che non dovete tradare tutto, tradate solo un paio di cose e vi troverete molto bene. Quindi questo è per le azioni un altro bel sito che vi potete poi andare a unire. Qui vedete, qui potete aumentare, entrare qualche altra coppia che volete, Eni per esempio, o che ne so io, qualcosa che vi sta simpatico, che avete già tradato. Sentiamo su Eni per esempio, l'ho aggiunta, io ho qui la mia Eni, ho anche un'ora fa è uscita una news, ok, la posso andare a vedere, ok, molto veloce, quindi intuitivo, bello. Vado qui e qui ho su Home, addirittura ho unito alle mie, ho unito anche sulla mia watch list, ho unito Eni e tutto il resto, quindi qui ho Apple di nuovo, ok, quello che trado io praticamente Intesa San Paolo e tante cose che io seguo. Ok? Benissimo. Anche questo l'abbiamo fatto, quindi avete due bei siti dove fare un paio d'analisi, però vi voglio far vedere come andare a quale conto è il migliore conto per tradare con BD Suisse. Ok, andiamo qui. Ok, ci sono due bei tipi di conto. Allora, prima cosa, tipologia di conto, informazioni, andiamo a vedere dove me l'hanno messo. Formazione, trading, eccolo qui, tipi di conto. Ok, qui abbiamo due tipi di conto, il VIP, ok, che è consigliabile per fare trading, e poi c'è anche l'Investing Plus, vediamo se lo troviamo da qualche altra parte. Ok, c'è il VIP per esempio, che mi offre 250 tipi di CFD disponibili su Forex, tutto quello che abbiamo praticamente con commissioni molto basse. Ok? Questo è praticamente una possibilità di fare trading. Poi c'è, io adesso sono entrato nel gruppo EU, possiamo entrare anche nel gruppo .com e vediamo se riesco a trovarvelo veloce, così vi faccio vedere anche altre modalità. Ok, questo adesso c'è un tedesco. Un attimo, lo metto sull'altro monitor qui così. Ah, già, adesso me l'ha rimesso su EU perché ho spezzato il tasto sbagliato. Un attimino solo. .com. Ricordatevi sempre che la differenza, infatti ve lo faccio vedere qui, .com ha una leva finanziaria diversa dal gruppo europeo. Cosa vuol dire? Intanto lo mettiamo qui in italiano. Allora, il gruppo europeo, per via della regolamentazione ESMA, non può andare oltre l'1,30. Per i piccoli broker retail, andare sotto una leva di 1,30 è come se hai poco capitale e puoi fare poco trading. Quindi si cerca sempre di avere un'operatività che sia fuori dall'Europa. Infatti, per questo c'è scritto .com, a differenza di questo, la. Dove c'è scritto EU e qui non c'ho il mio conto
Io ho solo il conto RAB che va bene, però soltanto sempre l'EVA 1,30 perché in Europa c'è solo l'EVA 1,30. Fuori dall'Europa, che comunque è regolamentato, perché vedi, sì, possiamo mettere le mani sul fuoco, hai più possibilità di fare trading con un leverage, quindi i broker che ti danno la leva. Tanti dicono più pericoloso, secondo me è un vantaggio perché se hai pochi denari, che già con un conto a 10.000 euro, con una leva più alta, già vai a mercato con conti come se avessi 100 o 200 o 300 mila euro o 400 mila euro senza averli, perché la leva finanziaria 1 a 100, 1 a 200, 1 a 300, 1 a 400 ti mette la possibilità di farlo. Qui avete visto che è DMA. Che cosa vuol dire il DMA? DMA è una possibilità di andare a mercato più velocemente, perché si è direttamente a mercato, ok? Il DMA praticamente ti dà la possibilità, si chiama Direct Market, adesso non mi viene più il nome, Direct Market Access, ok? Di accesso diretto al mercato, ok? Quindi è un accesso diretto, ok? Questi sono veloci lo stesso, ok? Questo è un diretto d'accesso. Per l'azionario consiglio assolutamente questo, perché potrebbe succedere che qualche azione non è molto fluida, quindi devi aspettare un attimino. In questo caso hai l'accesso diretto e quindi sei a posto. Conto parte da 5.000, hai una commissione dell'1% che è molto più bassa dell'altra, quindi paghi una piccola percentuale perché sei direttamente liquido al mercato. Ok? Oltre 1.000 CFD in DMA, Direct Market Access, quindi accesso diretto al mercato, analisi giornaliere per chi le segue, account manager personale, questo ce l'hai in tutti quanti, logicamente, perché normalmente magari in questo no, però questo è un conto demo, no? Logicamente, no, è un classico, ok. Però l'account manager c'è in ogni caso, c'è in tutti i pacchetti, vi l'hanno messo un po' un attimino che sembra diverso. Accesso ai webinar esclusivi, tipo questo, e più tutti gli altri, anche dei miei colleghi, accessi all'auto chart list, ok? Accesso limitato alle notifiche di trading. Okay. Può essere l'unica cosa, diciamo, cioè una delle cose più importanti di questo conto, secondo me, è proprio l'esecuzione DMA, cioè Direct Market Access, che è assolutamente fondamentale per fare. Io ho detto all'inizio del webinar che io uso, per esempio, anche non è neanche un broker, è proprio un'istituzione che è direttamente a mercato. È direttamente a mercato con Francoforte, sono attaccato direttamente alla borsa di Francoforte, giusto? In questo caso, usando l'Investing Plus, avete la stessa cosa, siete diretti a mercato. Ok? Perfetto. Io direi che oltre a questo possiamo andare a vedere ancora un attimino che cosa offre la piattaforma. In questo caso io ho una piattaforma standard di MT4, anche se è un conto reale. Intanto vediamo che il DAX sta scendendo, quindi mi vado logicamente a monitorare le mie operazioni. Siamo arrivati anche in una zona di short, piano piano incomincia lo short, fino a questa zona sarà short. Poi per ampliare queste tecniche dovete un attimino magari anche seguirmi negli altri webinar, nel blog. Quindi vi metto qui un attimino la presentazione, vediamo se riesco a farvela vedere da qui, ok? Se vedete, qui siete i miei contatti, se volete poi accedere al mio blog è questo, ok? Lì avete il tasto dove iscrivere tutti gli altri webinar, e questo è il mio Skype, MP Forex, mi trovate sotto MP Forex. Fate uno screenshot di questa pagina, basta che cliccate la macchina fotografica di GoToWebinar e trovate assolutamente. Togliamola. Ok, qui abbiamo fatto una panoramica di tutto, però possiamo anche andare a vedere che cosa potrebbero essere altri indici, tipo l'indice spagnolo, l'indice francese. Vi ricordo, se non sapete cosa sia, andate sopra e ve lo dice France, ok? Il cash index, l'indice dell'euro, ok? La Spagna, questa che cos'è? HK, ok? Cash index, UK. Poi andare a vedere qui, abbiamo cosa abbiamo qui? L'S&P 500, il Nasdaq, l'indice del dollaro. Ok? Quindi abbiamo tanti strumenti. Vi ripeto, non sapete che cos'è, andate a cercarlo sopra PayPal, per esempio. Ok? PayPal, nel PayPal molto bello da tradare, per esempio. Vediamo se lo troviamo qui. No, su questo sito qui. Vediamo se riusciamo a trovarlo.
panoramica, andiamo qui, andiamo su mercati azionari, vediamo se riusciamo a trovare PayPal. È irlandese PayPal, però sicuramente l'hanno messo sotto gli americani. Azioni le più volatili, vediamo se lo troviamo magari sotto più volatili. PayPal, non me l'hanno messo sicuramente. PayPal non c'è, no, non c'è, lo devo cercare. Americano, non. Però è irlandese, quindi non so se me l'hanno messo anche qui, ma probabilmente sì. PSE PayPal, eccolo qui, vedete? L'ho messo irlandese PayPal, però c'è anche qui. Ed è qui, lo troviamo qui dentro. È tutti più volatili, lo vedete? Volatili, americani, e ho PayPal. Lo clicco, dai, apriti, mi si apre. Ok, questo è un gruppo, una coppia, cioè una coppia, una valuta nazionale molto veloce. Qui abbiamo il VIX, che è un suo contraente, quindi posso vedere dov'è il VIX. Ok, l'indice del VIX, ok, fa le SPS, un po' di pubblicità, no, non voglio pubblicità, ok, e posso guardare anche dove sono messi gli altri, l'S&P 500, il Dow Jones, il VIX, posso aggiungere le altre per fare un po' un confronto, ok, poi idee di trading, e di nuovo abbiamo tutto per i pari, terzamente appena finito, appena iniziato, quindi c'è tanta roba su questo sito. Da seguire, ok? Poi Fabio Della Rosa, molto conosciuto, se volete seguire, vi dà anche delle informazioni, basta seguirlo qui, avete automaticamente anche qui dentro, potete seguire a chi vi sta, qui un po' di analisi tecnica anche per PayPal. Però torniamo un attimino, andiamo a vedere su PayPal, su dov'è? Okay, non ce l'ho più, finestra grafico, quindi logicamente non so se è aperto. Vado a vedere, specificazione, apre alle 16:30. Buono, buono a sapersi, perché allora possiamo impostare su formato neutro e vado a impostarmi praticamente il mio grafico. Posso guardare, ok, com'è andata la giornata di ieri, rialzista, ok? Qui c'era un gap, andiamo a vedere come è messo il mercato, allora io posso incominciare a capire, guardandomi già il grafico, come è posizionato, che okay, abbiamo questa discesa qui, tentativo di salita, discesa, continua a salire, si avvicina a questo minimo qui. Allora, già l'analisi tecnica, io ho un bel pattern di triangolo, mettendomi una trend line qui, mettendomi una trend line da questa zona qui, e sul massimo di ieri che è confermato, ok? Allora io ho un bel pattern rialzista. Se il mercato mi apre sopra questa zona non faccio niente, ma se mi apre sotto e poi mi arriva in questa zona, io posso incominciare da analisi tecnica a tradarmi la fase rialzista. Se invece mi apre sopra e ritorna sotto questa trend line, allora posso tradarmi la fase ribassista. Ok, dai, io ho fatto una piccola infarinatura di quello che è il mercato azionario, vi ho fatto un attimino capire che come si va a un paio di cose basilari, diciamo, di come andare a sfruttare il pannello della lista del mercato per cercare le azionarie, quello che volete. Poi vi ho dato due siti molto belli dove andare, e li faccio vedere, perché secondo me io ho fatto veramente una scelta. Sono tantissimi siti che trovate in giro, ma c'è tanta spazzatura. Questo qui è uno dei migliori, e poi ancora questo, quindi per il momento io uso questi due, anche se di azionario, vi ripeto, non è che trado tantissimo. Dai, fammelo, rimetto in questo qui così. Questi due, che sono i più, diciamo, semplici e gratuiti. Vi ripeto che un sito a pagamento sì, potrebbe essere utile, per esempio anche la piattaforma di Bloomberg costa 2.500 euro al mese, ma la dovete pagare in anticipo per un anno, ok? Bloomberg, poi per sapere dove sono posizionati gli altri, tutti gli altri, ma questo è da altri livelli che a me non interessano. Okay? Però qui potete vedere gli andamenti. Qui sotto già vedete, per esempio, che avete tre frecce verdi, e quindi potete andare a vedere cosa fa, che titolo è, come me lo posso tradare. Okay? E andate a vedere, c'è un po' di roba. Cioè, insomma, studiate, studiate, studiate. Ok, io vi ringrazio della partecipazione. Avete copiato il link, spero.
Vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Domani è già venerdì. Il DAX è sceso, sta scendendo, quindi la mia analisi era giusta per stamattina. Sta andando avanti. Per chi ha piacere di seguirmi anche nei webinar, volentieri avete tutti i miei link per seguirmi. Grazie a tutti della partecipazione. Ci si sente la prossima volta. Appena vogliate sentire i miei webinar, cliccate nei link e registratevi. Grazie a tutti. Ciao ciao.